Poracci, oh, così mi piacete, veloci, precisi e dritti al punto, anche se stavolta era più facile. Mossa ancora una volta brucia tutti sul tempo riconoscendo il titolo corretto, che era sì Space Channel 5, ma la seconda parte. Ormai è diventato uno dei campioni nell'utilizzo di Lens, tanto che la migliore risposta sbagliata è di Drip I Got The Drip. Ormai il gioco è diventato riuscire a battere Moss. Bene Poracci, allora datevi da fare, di che gioco si tratta? Solo risposte miagolate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ad aver ricevuto in anteprima Breath of the Wild 2. Pazzesco! Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché andremo ad analizzare dei rumor troppo belli per essere veri, poi parleremo di quella che è un po' la nuova console portatile Sony e infine chiuderemo la settimana con una grandissima figura di Mario fatta da Nintendo. Prima di iniziare però vi invito a smetterla di fissare la copia di Breath of the Wild 2 sullo sfondo, originale al 100%, e vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, di cui trovate il link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e visto che siamo alle porte del weekend, direi di iniziare con una news positiva. Live Alive sta vendendo parecchio bene, almeno in madrepatria. Infatti, secondo i dati riportati da Famitsu, il titolo Square ha venduto la bellezza di oltre 71.000 unità nella sua prima settimana di pubblicazione, un risultato che lo mette in cima alla classifica dei software più venduti e anche con un bel margine di distacco. Al secondo e terzo posto abbiamo infatti due campioni di incassi come Nintendo Switch Sports e Sunbreak, che ormai da tempo monopolizzano la classifica, ma che in questa settimana si sono fermati intorno alle 20.000 unità. Speriamo che il successo di Live Alive continui nelle settimane e possa essere replicato, anche se ovviamente con le dovute proporzioni, anche in Occidente, perché sarebbe un segnale importante da dare a un publisher come Square. C'è voglia di riscoprire i titoli del passato, anche quelli di nicchia, non solo i titoloni che hanno scritto la storia del videogioco, e in più operazioni di remake possono avere senso, se fatte con criterio. Ok, non si tratta propriamente di videogiochi e posso dire con orgoglio di essere uscito dal tunnel degli Amiibo, ma questo aggiornamento ve lo devo dare per forza, perché nonostante i ritardi nella produzione, finalmente abbiamo una data per gli Amiibo di Steve e Alex appartenenti alla collezione di Super Smash Bros. Ultimate. Le due figure usciranno il prossimo 9 settembre, lo stesso giorno di Splatoon 3, e vi dirò, sono così particolari e epocali a modo loro che quasi quasi un pensierino ce lo faccio. E in più non dimentichiamoci che la serie di Smash è ancora lontana dal completamento, mancano infatti Pyra e Mitra, Sephiroth, Kazuya e pure Sora. Chissà, di questo passo mi sa che prima dell'ultimo Amiibo già staremo giocando al nuovo Smash. E in questa violentissima montagna russa di emozioni, ecco una brutta notizia, almeno per i più vecchiardi. Il remake di KOTOR è stato rimandato a data indefinita e dietro a quanto pare c'è proprio una storiaccia. Secondo voci di corridoio, dopo 3 anni di sviluppo e un bel po' di capitale investito nel progetto, il game design director e l'art director sarebbero stati licenziati in seguito al confezionamento di una demo del gioco da mostrare a Lucasfilm e Sony. Il feedback molto negativo sul prodotto avrebbe costretto Aspyr Media a correre ai ripari e ora probabilmente le redini del progetto passeranno interamente a Saber Interactive, di cui Aspyr è una sussidiaria. Ricordiamoci comunque che fino ad ora lo studio aveva nel curriculum solo dei porting in HD di vecchi titoli di Star Wars, e non tutti proprio entusiasmanti. Il progetto di un remake di un gioco così importante come KOTOR era chiaramente al di là delle loro possibilità. Chissà se il progetto verrà accantonato definitivamente o se qualcuno riuscirà prima o poi a finalizzarlo. Va bene Poracci, passiamo alle notizie del giorno e bisogna commentare assolutamente dei rumor che vorrebbero Nintendo intenta a rispolverare l'ennesimo capolavoro del passato, pure abbastanza recente, con una remaster richiestissima dalla fanbase. Si parla infatti di Kid Icarus Uprising e a mettere in giro queste voci è stato il leaker Zippo e io, fossi in voi,
non mi fiderei assolutamente di questi rumor. Come mai? Perché siamo alle solite, il presunto leaker continua a stuzzicare le fantasie dei fan proponendo scenari troppo belli per essere veri o delle previsioni così vaghe e generiche che potrebbero essere fatte da chiunque altro che insider. Questa volta, secondo Zippo, Nintendo avrebbe affidato a Bandai Namco la remaster dell'amato titolo rimasto da sempre esclusiva per 3DS e si tratterebbe di un lavoro pensato principalmente per risolvere le criticità più importanti di Uprising. Oltre ovviamente a una grafica in alta definizione, la remaster su Switch aggiusterebbe il sistema di controllo che era il vero tallone d'Achille della produzione, tanto che il gioco veniva venduto con uno stand apposito per permettere anche solo a chi ha due mani di poter giocare senza problemi. Il gioco manterrebbe anche le sue funzioni online, anche se baserà la sua infrastruttura sul netcode di Bandai Namco, che in passato non è che abbia proprio entusiasmato. Tutto torna, in fondo Bandai e Sakurai hanno già collaborato più volte in passato nello sviluppo di Smash e l'azienda in un certo senso è molto vicina a Nintendo, tanto che inizialmente Metroid Prime 4 era in sviluppo presso Bandai Namco prima che il progetto passasse nelle mani di Retro Studios. Rimane però una prediction campata in aria, senza alcun appiglio convincente, se non che Sakurai addirittura qualche tempo fa disse chiaramente che un ritorno di Kid Icarus era piuttosto improbabile. Per me ci troviamo nella stessa situazione del nuovo Donkey Kong. Prima o poi esce, però è chiaro che tutte le sparate che sono state fatte fino ad ora o sono congetture che partono da alcune informazioni confuse e parziali, oppure si tratta di semplici speculazioni spacciate per soffiate da insider. In Italia un po' tutti hanno rilanciato la notizia, all'estero invece ormai in pochi riportano gli aggiornamenti di Zippo. Un motivo ci sarà. E voi poracci cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere il ritorno di Kid Icarus Uprising? E intanto poracci dal nulla Sony ha annunciato il suo ritorno nel settore delle console portatili, anche se non proprio. Ieri è stato infatti annunciato il Backbone One, una periferica su licenza di sicuro non originale ma che conferma le mire espansionistiche da parte di Sony. È un vero peccato che dopo PS Vita Sony non abbia continuato a proporre delle console portatili, perché per me PSP e PS Vita rappresentano due grandissimi sistemi che facevano molto bene al settore, proponendo una visione del gaming portatile radicalmente diversa da quella di Nintendo. Un po' per sfortuna, un bel po' per incapacità della stessa Sony, PlayStation Vita ha ironicamente rappresentato la morte della linea evolutiva delle PlayStation portatili, e ora però arriva dal nulla il Backbone One, una periferica pensata per ottimizzare l'esperienza PlayStation su mobile. Disponibile esclusivamente per iPhone, si tratta di una scocca controller molto simile al Razer Kishi che si pone l'obiettivo di sfruttare al meglio il Remote Play da PlayStation 5 su cellulare. Una feature già possibile con il DualSense e una clip per cellulari, ma che se vogliamo è il passo successivo verso la conferma della volontà di creare un ecosistema che vada ben oltre la console di riferimento. Siamo ben lontani dalla diffusione capillare del cloud gaming di Microsoft, però il Backbone One sembra proprio fare il verso a quella visione di gaming, proponendone però un'idea molto più premium e elitaria. Il controller richiama l'estetica del DualSense e della PS5, propone integrazioni avanzate tramite app al Remote Play, interessanti feature come la ricarica automatica tramite iPhone e un prezzo di un certo livello, circa 100 euro. Ovviamente la periferica può essere sfruttata anche con l'Apple Arcade, ma insomma come accessorio su licenza non è certo tra i più economici. Comunque nell'ultimo anno Sony si è aperta al mondo PC, ha creato un Game Pass in miniatura e adesso strizza l'occhio al settore mobile e all'idea del Remote Play e chissà magari in un futuro anche del cloud gaming su larga scala. Cosa ne pensate di questo omologarsi di Sony che ha scelto di mettere in secondo piano l'idea stessa di PlayStation e console? E chiudiamo poracci con una notizia stupidissima ma che mi ha fatto morire dalle risate. Perfetta per chiudere la settimana. Ed è tutto merito di Nintendo che ha fatto una gaffa pazzesca in Giappone. Infatti nella terra del Sol Levante si stanno preparando per bene all'uscita di Splatoon 3, tanto che la grande N ha indetto un quiz su scala nazionale per scoprire quali fossero i maggiori esperti
del brand. Nelle giornate del 23 e 24 luglio i fan potevano partecipare con i loro smartphone a dei quiz divisi in 4 sessioni da 30 domande l'uno. Si trattava di quesiti molto specifici, indirizzati proprio ai super fan di Splatoon, e una domanda in particolare era così complessa che pure Nintendo ha sbagliato a dare la risposta. Veniva infatti chiesto quale capo di abbigliamento decorasse lo sfondo del negozio Karma e Cappelli. In nessuna delle opzioni disponibili era in realtà quella corretta. Ovviamente i super nerd di Splatoon hanno iniziato ad assalire Twitter facendo notare l'errore di Nintendo, che è stata costretta a scusarsi pubblicamente e a rimandare la pubblicazione dei ranking di Splatoon ad un secondo momento, anche se non è ancora chiaro come verrà posto rimedio all'errore. E niente, sta cosa mi ha fatto molto ridere, visto che anche io faccio un errore madornale a video e me lo fate notare tutti quanti, direi che mai come ora mi sento vicino a Nintendo. Poraccia per davvero. E soprattutto con i super fan di Splatoon non si scherza. E questo poraccio era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì con un nuovo video. Voi mi raccomando, passate un buon weekend riposandovi, facendo i bravi, ma soprattutto nerdando duro. Io sono il Poro Kid, Michele Bone. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Pare vero!